Giuseppe, Buongiorno. buongiorno. Oggi Steve ci stupisce. Come sempre, Però sempre stavolta oggi in maniera ci particolare. stupisce con la persona. Con la persona Esatto. più di tutto e poi anche con qualche orologio diverso dai soliti, mai proposto fino ad oggi. Non abbiamo mai Un proposto po' più niente. comuni questi orologi rispetto a quelli che Sì, facciamo vedere. quello sì, Sono un quello po' sì. più sono Finalmente semplici da trovare. qualcosa Tutti di. Rolex. Tutti Rolex. Ovviamente no, ovviamente no, però. Luca, buongiorno. Luca, buongiorno, il nostro Buongiorno amico ragazzi, Luca. grazie di aver avuto la chance di vedere Ma Peppe scherzi, dopo è 18-20 anni una ventina e di d'anni. aver conosciuto voi due. È stato un In piacere tutto realtà lui. Steve e Pietro. Amici circa. Tra l'altro siamo vestiti anche uguali, questa cosa è abbastanza tragica. Dopo nel montaggio li invertiamo di posto. Esatto. Allora, raccontaci la storia di In Luca. realtà io con Luca, quanti anni sono che ci si conosce? Dall'86, 87, 87. 86-87. E Anni in l'altro? cui gli orologi c'erano, vero? Ah. Si vendevano, si diceva, Si diceva. gli ovetti si vendevano a sacchetti di 5. E ci 5 doveva ovetti, essere. 950.000 lire. Andavi dal macellaio, Ma, mi dai un etto di ovetti. Così si Ti vendeva. poteva toccare col quadrante originale, un po' rimesso, un po' ristampato, ma. Non discutevi perché tanto il prezzo era talmente buono che. Va bene, Vero? sono i I primi. militari a quanto li compravi? Allora, si stava parlando di questo aneddoto 15 giorni fa, quando Sì, ci si quando siamo incontrò. visti la. Allora, sì, io comprai in Inghilterra un'asta nel nord Inghilterra. Cos'erano? 7, 9, 9, Un gruppetto un che erano. gruppetto? 7, 9, 10. Sì. 50, era fra 55 e 17, 13, 17, 17, tutto, però certo. militari, tutti con le specifiche militari, più o meno in bello stato, e mi ricordo li pagammo 35 o 75 sterline l'uno, Sterlina, sterline, pensa te. uno, e li rivendemmo tutti, io non sapevo cosa farci, non sapevo come venderli, Poi al Forte dei Marmi, lui c'era va il la fiera dell'antiquariato, banchettino. Sì, la insomma. mostra dell'antiquariato, la mostra Era tutti che dell'antiquariato. aspettavano quell'evento, io ho capito Sì, dopo, perché io è stavo vero, in Inghilterra, io sono sempre stato in Inghilterra, non operavo, operavo, i Si miei sente rapporti erano con l'accento lui. inglese però. L'accento tipico. Tipico Ti sono inglese. scandicci, durante l'inglese Un po' scandicci. boccaiolo. Infatti, secondo me anche l'inglese con questa tipologia di impostazione, intonazione. E insomma, me li vendetti tutti lì alla fine, stetti lì dietro alla fine, perché me li vendeva a 350.000 lire l'uno. Eh sì. E come dico sempre, ai cacciatori, a gente che magari usava l'orologio, voleva spendere poco per l'orologio più affidabile possibile, per metterlo in acqua e tutto. Si E quella parla era quella. dell'87, 88, 87,89, intorno a quegli anni lì. quelli lì. Sì, noi cominciamo a fare quella mostra lì nell'85, la prima facemmo nell'85 e abbiamo smesso nel 98 e poi non la fecero più. E che tra Quindi. l'altro Silvio ci disse che c'era anche l'iscritta d'Ossa Oman. Ah, Lo certo. ricordi? È sempre quel mercatino lì Certo. era. Ma io ricordo di Sensi avere di una foto di Weller. un banco, erano due banchi, un banco solo di Patek Philippe, grande come questo tavolo, di solo Patek Philippe. In mezzo c'erano tutti quelli di forma, un perpetuale, i crono, tasti pompa, tasti rettangolari e tutti i rotondi di Calatrava all'esterno. C'ho ancora quella foto, è un La bel normalità rapporto. dell'epoca. Eh Quella era la normalità, sì, perché Patek di c'era la forma, disponibilità i della merce. Prince e gli Ovetti. I Submariner sono apparsi negli anni 90, fine anni È vero, 90. lo sai, io lo dico sempre, ho controllato, i primi Submariner che sono arrivati qua, sono arrivati intorno all'89. Arrivavano anche prima, ma solo i militari, non quelli col bracciale. Submariner, GMT, 55-13, Explorer. Vendevi Submariner no. però i Day-Date, vendevi gli Air King, vendevi i Date, Gli acciaio Ovetti, oro, gli Ovetti, Prince Ovetti, di saltava ogni fuori un genere. Prince bello, Vero? c'avevi l'oro in mano. È vero, è vero, è vero. Un bel Prince, magari 18 carati a strisce, Vero, quadrante originale, che arriva bisognava lì, anche di quadranti, quelli, anche di quelli. e quelli a cui già a quei tempi in Inghilterra erano Ti ricordi tremende. le strisce che Le arrivavano strisce un po' più in giù? più giù, Non era attenzione, non buono, era non era buono. buono, infatti, è vero, è vero. E raccontami un Sì. po', ma Giacomo com'era? Perché noi l'abbiamo Allora, solo già sentito raccontare. io ho conosciuto prima Babbo di Beppe Sì. al mercato di Bermondsey. E poi nel girare a Londra con gli orologi, compra quello, vai a un'asta, vai al mercatino, vai il sabato a Portobello, conobbi Giacomino, il quale
insomma, cominciavamo, gli vendevo qualche cosetta, un certo. Rolex Precision, queste cose qua, semplice, un po' comprava. Chiusa, ti ricordi, persona un po' chiusa di un po' chiusa, riservato, riservato. Non proprio l'italiano buono, buono d'animo, non orso, no, però no. Riservato, riservato. Timido, insomma. Ma quasi, quasi timido. E molto più grande, più anziano di noi, eravamo tutti 25 anni, 28 anni, lui era molto più cresciutello per quegli altri che gironzolavano per Londra. E piano piano, piano piano, piano piano, io gli portavo gli orologi, me li pagava, poi mi disse, te sei di Firenze, scusa, portali direttamente a Giuseppe, tanto li vendo a lui, come titolo di favore me lo fece, a me e a lui. Hai capito? È così io pensavo, e ci si conobbe, fu corretto, fu stragentile, devo dire già. No, poi infatti perché... in realtà con lui ero in società a quell'epoca, per cui per lui era lo stesso, perché dopo lui da lassù li doveva spedire giù. Invece io con questo sistema già, certo. A destinazione, per cui... Certo. E quindi è slacchettate. All'inizio qualcosetta, poi aspetta, ancora è finita. Poi io insieme a questo Stuart Boot, che è un... dell'avvocato, che è un avvocato che faceva le inserzioni, si decide di andare in India. Ah, ma siete quello delle inserzioni? Sì, lui è quello delle inserzioni insieme all'avvocato. Insieme due. Ce l'hai ancora? Ce l'ho a casa c'ho i negativi, c'ho ancora i negativi. Allora... Quelli per te li porto, se li volete li mando. Sì, sì. Ho fatto vedere quel ritaglio del giornale di Madras, Indian... qualcosa del genere. Io l'ho fatto, l'abbiamo fatto ovunque, l'abbiamo fatto in India, l'abbiamo fatto in Sudafrica, l'ho fatto in Kenya, l'abbiamo fatto in Argentina, si è fatto in Egitto, dove lì ci confiscarono tutto. E poi Stuart D'Assi andò in Polonia, Repubblica Ceca. Appena ci fu, diciamo, un minimo di apertura, andò là, sì. E trovò tanti Patek. Noi si faceva... avevamo 28 anni, 27 anni, 28 anni, per andare a comprare all'estero e doveva avere almeno 20, 30, 40 milioni di lire. Ci voleva in tasca. No, ci voleva qualcuno che te ne desse. No, ma ci voleva qualcuno che te ne desse, perché l'avvocato era scatenato. L'avvocato era solo il titolo, perché era scatenato per me. Lui era uno... Poi ne spendeva tanti, lui. Poi ne spendeva tanti, per altre cose. Aveva tante passioni. Poi... specialmente una. Una, specialmente una. Faceva mamma. 2 al litro, ovviamente. Sì, sì, faceva 2 al litro, veramente. Ma, insomma... E allora questo Stuart e questo Giacomo già lavoricchiavano insieme già più di me. Allora a un certo punto questo Stuart mi disse a me, io conobbi questo Stuart perché era il sollicitor, era una via di mezzo fra avvocato e commercialista per un antiquario di Londra che aveva un magazzino a Bermondsey, che era la zona dei magazzini, la zona antiquariato. Io lavoravo dentro questo magazzino e questo sollicitor, di nuovo commercialista, avvocato, veniva il venerdì sera a prendere i conti, a fare a chiudere la settimana. E poi arrivava alle 6, si stava un'oretta e mezza a fare i conti in questo momento, e poi si andava a bere birra e via. Siamo alla metà degli anni 80. Metà degli anni 80, 86, 87, sì, 86. Secondo me. Piano piano, allora, questo Stuart era single. Il proprietario per cui lavoravo io al magazzino era separato due volte, cioè due famiglie, un italiano, era un italiano, e poi c'ero io. E si stava il venerdì sera, e poi si andava a mangiare il cinese di lusso a Queensway. Una buona vita londinese. Una buona vita londinese. La mattina alle 7 ci svegliava, alle 8 si andava per la sera per andare a Bermondsey, c'era il bar italiano, vero, dove bevi il caffeino all'italiana, a Vittoria, e poi si andava al lavoro. E il venerdì arrivava questo Stuart, piano piano si diventa amici, se esce io e questo Stuart che aveva 25-30 anni, l'altro c'aveva 40-50, era già di un'altra generazione, un altro po' stile. E piano piano c'era questa idea di, con Giacomo, certo. E questo Stuart e me, c'era questa idea di andare a cercare gli orologi nelle ex colonie inglesi, che poi era quello. E abbiamo cominciato all'India, poi abbiamo seguito l'India, l'abbiamo fatta per un anno e mezzo, 86, 87 India,
Abbiamo riprovato nell'88, ma cominciava a non valere più la pena, perché di 40 milioni che ci finanziava, 20 partivano di pubblicità, aereo, hotel e per star lì, hai capito? Cioè, i costi erano pazzeschi. Immagino poi all'epoca per andare, insomma, e poi volare, immagino sia certo. un casino. Quello che era caro era la pubblicità, costava tanto, perché inviavamo dall'Inghilterra direttamente, non tramite agenzie, ai giornali le pubblicità. E le pubblicità erano nella seconda pagina dei principali quotidiani locali, quindi, 2 o 3, per quello costava. Ed erano 5 colonne per 20 centimetri, con collezionista internazionale, compra i seguenti orologi, e c'era foto di Patek. E dimmi una cosa, la prima volta che sei arrivato là, sei andato in camera, il giorno che hai aperto la porta, c'era gente? No. Poi, quindi disperati? No, no, noi eravamo già disperati partendo. quando Giacomo ci ha dato i soldi, lì eravamo disperati. Sì, secondo me sì. Un po' sono lasciati anche a Londra di quei soldi. Quasi sì, fine sere, mi sa. Si è fatto una cosa azzardatina. Sì, molto azzardatina. Molto. Però al quarto giorno c'era il porter dell'hotel, mentre ci fermavamo a mangiare nell'hotel, che ci chiamava e dice: guardi, c'è la fila di 200 persone che vi aspettano, voi andate in camera. E ognuno arrivava con precisione, un ovetto, un pezzo di un orologio. Tutti Rolex. Una mano. Gli ovetti si pagavano 20 sterline, 30 sterline, e li vendevamo a 350.000 lire. E questa gente li tirava fuori probabilmente dalla cassaforte, non sarà stata neanche la cassaforte, dal cassetto del mobile, che erano lì sotterrati e non valevano nulla, zero. Gli davi 30 sterline, un indiano era... Follia. Ed erano tutti orologi che venivano regalati dagli ex colonizzatori inglesi ai loro dipendenti. Hanno lasciato il Como, quando hanno lasciato l'India e sono tornati in Inghilterra, gli hanno lasciato tutto lì. In tutte le città grandi indiane c'era almeno un concessionario Rolex. È vero. Dagli anni 30, era dal periodo proprio degli anni 28-30 in poi, quindi immaginati... L'orologio più strano che hai visto passare? Fra tutti i paesi. Dove, sì. Direi il più importante lo comprammo da una elegantissima signora indiana, una bellissima donna. Sì. Giacomo l'ha visto. Che è un Patek a due coroni con gli smalti, una del museo Patek. Però. Lo compriamo da questa signora. Tondo o rettangolare? Tondo. Che gliel'aveva regalato il suo Sugar Daddy. Lo Sugar Daddy è un gentiluomo inglese senza figli, che però prende i figli dei suoi domestici. Un tappo. La sceglieva, gli dava l'educazione massima, gli insegnava. E questa portò sto orologio. Noi avevamo... Ma te lo conoscevi quell'orologio? Porca miseria, ragazzi. Cioè, te avevi se lo sognava la notte. Esatto. Ed è arrivato. Un giorno si è materializzato. Allora, siccome noi avevamo la foto dell'ore del mondo, lo pagavamo 5.000 sterline, eravamo rimasti con 14.000 sterline a quel punto. Questa signora voleva assolutamente 9.000 sterline. E noi siamo a nulla. Il viaggio è finito. Dove eri? Il viaggio è finito. Non c'ha più soldi, che si compra? Pubblicità, quell'altro. Allora, e questo steward che mi disse no, non si compra, insomma, io invece li compriamo. Disaccordo. Glielo comprai alle spalle, 7.000 sterline, però poi ci stanno bene, via. Sì, alla grande. E ora è nel museo. Ora nel museo. Quello lì. Sì. Ce n'erano solo. La signora è elegantissima, bella donna. Non me lo posso dimenticare. E altri pezzi, immagino che comunque siano di bella roba. Voglia. Tutti, ma cioè, la maggior parte, perché voglio dire.
Io credo che... Perpetuali Patek ne avete visti, sì. Perpetuali Patek 15-18. A quintali? No, quintali no, ma tre ne ho visti. In Argentina che c'era? In Argentina c'era tutti i submarini, ovettoni, ovettiali, roba di 50, 60, 70, GMT senza spallette, c'era, no, c'era anche roba di forma, bella. C'erano senza un'ista ardente, anche un'ista ardente. Crono. Con la pulsante di volo. Perché ci facevano Universal la fotografia delle gare in macchina, c'erano anche le gare in macchina in Argentina. E le facevano con quei cronometri. Con quello lì, ok. Un Dato Compax, ho comprato io tre bei Dato Compax in Argentina. Due cronopatecchi d'acciaio. Gianclo Chini, sì, esatto. Due l'ho comprati, uno lo comprai da Freccero, dal vecchio Freccero. Il signor Freccero, vecchio Freccero, io ero con la Ruth, te la ricordi? La Ruth, mi ricordo benissimo. Che gli regalò un Calatrava piccino così da oro da donna, lei, sì? Perché sai, era veloce, il Freccero c'era l'occhio. Ma invece in Venezuela sei mai stato? In Venezuela ho sempre avuto un po' di timore. Per le zone, anche perché comunque non deve essere stato, cioè erano posti sicuri all'epoca per fare quel lavoro lì. Allora, questa è buffa. L'Argentina, io l'ho presa un po' sotto gamba, per il primo posto del Sud America noi siamo andati e l'abbiamo presa un pochino troppo in scioltezza. Il divertimento, la cosa bellina era, sono tutti lì che cercano di aiutarti, poi vengono a venderti quell'altro. C'era a quei tempi, era l'89, c'era l'inflazione del 5000%. Non tanto. 5000% vuol dire che i prezzi aumentano una trentina di volte al secondo. Le banche erano aperte dall'una all'una e mezzo, perché in mezz'ora c'era questa inflazione e la gente faceva la fila per andare ai loro depositi per pigliare gli orologi e portarceli a noi e ce li vendevano. Si andava a cena nel ristorante più chic di Buenos Aires, proprio aiutami a dire, al primo piano. Eravamo solo noi, c'ero io, questo Stewart, tre o quattro compagni. Uno che fu nominato segretario, non si sa come mai, ci vuole sempre. La segretaria autista tutto fare, e poi a me a un certo punto mandava il gelato a pistacche, non ce l'avevano, sono andati a mi hanno mandato uno a pigliarlo fuori. Allora si è dato $50, era il bill, il conto. E ci lascia $100 di mancia. 50 secondo te la sera dopo ce lo volevano lui? Sarà sempre lì. Andatela a cercare. E a proposito del pericolo, abbiamo iniziato a parlare di questo discorso. Esatto, perché questo mi interessava come cosa. Allora, a un certo punto ero sempre con questo steward, questo avvocato, il quale aveva incontrato una carissima amica. E si era un po' perso, rimanevo io in camera, insomma, a comprare gli orologi. Un bel giorno arriva questo segretario, questo vice coso, e mi fa: chiudi, vai via, perché sta per arrivare un'ispezione della polizia di dei commercianti locali ai quali stai comprando tutto, sotto il naso, perché paghi molto più di quello che paghi loro. Ok? Tanto che ti stanno mandando la polizia. Allora io, nel dubbio, chiudo e me ne vado via. Faccio una passeggiata, ragiono un po', torno nell'albergo e vado dal barbiere. Ho cominciato a operare dal barbiere, non più dalla camera. E allora, italiano. Una volta ci mettono il bollo bianco, con la I nera, e lui diceva, l'hai capito? Il barbiere dell'hotel. Esce sempre fuori. Il barbiere dell'hotel era un italiano immigrato. Certo. E allora vedeva che arrivava ogni tanto qualcuno, perché avevo trovato un modo di filtrare, non poteva esserci un paciente fuori dal barbiere. Avevo lasciato comunque due o tre orologetti nella cassaforte per se mi volevano portare in camera, ok? E questo barbiere mi vedeva che tirava fuori $1000, io compravo quello. Mi vendette il suo accendino Daniel a $100 e mi ha invitato anche a cena perché voleva fidanzarmi alla sua figliola. Quella era la figliola. Come era la figliola? Quella figliola era notevole, capito? All'altro. Che capito? C'era il miglior barbiere di Buenos Aires. Dentro lì, dentro l'hotel. Poi piano piano
sono avvenute altre. Questo è stato un attimo di tensione. Finita questo parentesi rischio che veniva dal dogana, la polizia locale, il secondo pericolo era andarsene via con gli orologi, perché era pubblicizzato in ogni paese, era pubblicizzato grande così, che c'erano due omini che compravano a man bassa con cash in mano in città grosse e pericolosette. Lì, quel giorno lì ci sono soldi orologi. Ci poteva essere la seconda fila della polizia, dei ladri e tutti dietro. E allora, come si fa? È la prima volta che da Buenos Aires rientravamo verso Londra. Come si fa, come non si fa? Appare, tra gli altri a portarci l'orologio, appare uno con un impermeabile, una borsa 24 ore, e dice: buonasera, io ci avevo il biglietto, io sono l'assicuratore. L'assicurazione, immagino, non so, si compra l'orologio. No, no, io vi assicuro che voi, con $600 voleva, che era una follia, che voi passate la dogana senza problemi. Io, per premiare uno che aveva un'idea così, gli metti, dice: fammi firmare. Fammi firmare, perché uno che faceva un'idea così. Sono un altro che scaramanzia. Allora, però, un po' ci credevo, un po' no, un po' ci credevo, un po' no. Quando il giorno di partenza si telefona, io chiamo questo qui e gli dico: guarda, si sta per partire. Sì, sì, è tutto qua, è tutto organizzato. Oh, ragazzi, se è passata la dogana. Con senza problemi, questo è l'assicuratore vero. L'assicuratore, la figura dell'assicuratore anni 70-80, ti apre il contrattino. Cioè, un genio. Ti ricordi, ti ricordi la compagnia? Famosissima. Questo fu. Comunque, si potevano fare queste cose perché aveva 30 anni. Certo. Poi a spasso per il mondo, incoscienti, perché viaggiavi con tutti questi soldi in paesi dove pericolosi, che erano tutti pericolosi. Cioè, sì, in Egitto non sei questo. In Egitto ci hanno sconfiscato tutto. Come mai? Ti hanno beccato? Perché portavamo via opere, pompe, welfare, roba del paese, roba storica del paese. Tutto. Okay. Avevamo 15-18... Patek importante, a metà lì c'era, a metà scaletta, c'era salito a metà scaletta, c'era così, c'era il sacchetto e basta. Scaletta dell'aereo? Proprio all'ultimo, avete cercato vittoria. Mamma mia. Erano sulla rea. E quindi che ci ha portato? Che hai coinvolto? Chi hai coinvolto in questa visita di oggi? Allora ragazzi, io mi sono appassionato, io sono entrato in Italia dall'Inghilterra, sarà 4-5 anni fa ormai, sono stato un bel po' di anni, e mi sono appassionato, ho incontrato un signore, il figlio di un signore deceduto, e ha lasciato al figlio una grossa collezione. Io ero un grande amico di questo padre, gli ho venduto anche altre cose, allora questo figlio, siamo entrati in un buon feeling con questo ragazzo e gli ho fatto spostare la sua collezione dirigendola in certi modelli che secondo me ritenevano avessero un futuro. Certo. E l'hanno avuto, perché alcuni sono quintuplicati, sestuplicati rispetto al valore. Ora, un orologio è quintuplicato quando alla vendita i soldi li prendi. Esatto. Non, il famoso valore realistico. Realistico è quando prendi i soldi, però... Se non è quintuplicato, è quadruplicato, no? Insomma, allora, senti, io ho preso, mi sono appassionato negli ultimi anni. Allora. Vero. Beppe Mostelli. Le sue storie sono belle, ma gli orologi non sono da meno. Diciamo. Che si parla, no? Swatch. Diciamo, non è Swatch. È una testa, aspetta. Quello che oggi, diciamo, consideriamo fra gli orologi inarrivabili, perché questo Royal Oak, Perpetuel, quindi il perpetuale, questo in questo caso cassacciaio, ma quadrante. Questo ha un quadrante bianco con i numeri romani, non tapisserie, cioè liscio, perché questo è un Quantième prima serie, sono tutte prima maniera. Certo.
perché non hanno l'anno bisestile, esatto. E quindi hanno uno spessore di 6,3 mm rispetto a quelli con l'anno bisestile. L'anno bisestile lo vedi che ha quattro tacchette, certo. Qui 1, 2, 3, 4, è di un spessore di 10, cioè, sulla sotto, piani, esatto, una più cortina. Sì, più che gli fa alzare la cassa. E che gli fa alzare la cassa, bravo. Ed è non così piacevolmente indossabile come questo. Te provo. E poi era una particolarità anche del primo solo tempo del 72, se ti ricordi, era un extra piatto. Extra piatto, cioè, non c'era il polso, extra piatto. Extra piatto. Questo è lingotto, Sì, beh, questo è il fascione. Il fascione, bello. Però con qualità, grande qualità orologesca. Esatto. E quindi te hai preferito farli collezionare, cambiare, abbiamo fatto molti cambi invece di vendere acquisti a soldi, certo. Di vendere a soldi e di ricomprare. E ti abbiamo sei diretto orologi, su questo sì, l'hai indirizzato su questi generi, ovvero perpetuale non bisestile, senza il bisestile, quindi orologi che arrivano fino agli anni 90, 93, 92, 90 al limite, perché ecco. Dopo sono tutti bisestili, poi sono tutti bisestili, quindi sì. Comunque questi sono molto più rari rispetto che non quelli bisestili. Questi sono molto più larghi, ma certo, a quei tempi ne vendevano pochissimi. Già ora immagino che un calendario perpetuo... orologi fatti in, dico centinaia, ma voglio star largo, centinaia di unità. Sì, qui. Sì, alcuni sì. Anche sotto la centinaia. Sì, sì, di questi, guarda, dunque, di questi ne hanno fatti... Partiamo di questo, da questo? Sì, sì, partiamo da quello d'acciaio, tieni. Allora, questo d'acciaio ha... è una seconda serie perché ha questa chiusura qua, lo vedi? Sì, sì. Rispetto alla, fa vedere se questa è la prima serie, no, sono tutte e tre le seconde serie, sì, quindi stesso... sono questa chiusura qua, più recenti. Le invece erano doppie. Allora, la chiusura, la chiusura sì, piena, sì, piena normale, sì. Anche la prima senza serie, può darsi la prima serie del... del Patek Nautilus aveva questa chiusura. Può essere. Questa tipologia di chiusura aperta. No, il Nautilus non ce l'ha mai avuto questa chiusura. Sì, no? Il 3800. Il 3800. Ah, il 3800, sì, può essere. Esatto. Sì, che sembrava tipo due lamette, no? Rispetto esatto. Che non... Sì. Sì. E comunque avevano anche la... Le chiusure precedenti avevano la fibetta clip, sì, a clip che era un po' si rompevano. Si rompevano. Il problema, secondo me, perché bisogna anche non parlare solo della positività di questi orologi, ma il problema, come lo dicevi te, Beppe, sì, che entrava l'acqua. E poi la manutenzione era costosa. Era costosa, com'è costosa oggi? Io ricordo all'epoca, per chi magari lasciava l'orologio in cassaforte e andava poi rimesso, riportato magari da 3 anni che era fermo, riportato all'anno, lo rimandavi in Audemars-Piguet e spendevi. Dovevi mandarlo. Sì. Oggi una revisione di una cosa così ci vogliono 2.500 euro minimo. Ecco. Sì. Si costava già ai tempi più di 1 milione. E la fa solo l'Audemars-Piguet ufficiale. Esattamente. Non puoi andare a orologiai. No, gli orologiai non hanno ricambi. Lo se prendere, sono no. Onesti non ci mettono mano. Non ci mettono mano. Chi ci mette mano spesso fa più danni di quanto non sia. Guarda, è più facile mettere mano sul tourbillon che su uno così. Mm. Che su uno così. Me l'hanno garantito. Ma è vero. Alcune mie persone che conosco devono dire. Comunque, allora, questo in particolare ha il quadrante bianco. È una seconda serie, perché sono tutte e tre seconda serie, al quadrante bianco con gli indici romani. 9 su 10, questo orologio qua in acciaio, nasce col quadrante grigio e gli indici a bacchetta. Ah, ok. È un grigio. Quindi questo te l'hai trovato, fortunatamente, visto che era oltre particolare, diciamo. Ce l'ho anche grigio io questo qui. Ok. C'ho anche quello grigio, cioè. Insomma, la collezione... Sì. La collezione comprende. È bellino, lo dico sempre anch'io quando lui si fa che ce l'ho io. Però poi è uguale, no? Mi senti tuoi, sì, no? Sì, esatto. La collezione comprende, sono 10-12 pezzi, capito? Quindi ce ne sono. Attenti, sei proprio. Solo questi. Non hai consigliato di fare solo questi. Solo calendari perpetui, Audemars Piguet, Royal Oak. Non bisestili. Okay. Allora, la credenza è che. Vedi, nell'ignoranza, una cosa che sta nascendo ora, e per quello c'è stato un grosso aumento nel valore di questi qui, è che molti di questi non bisestili hanno il quadrante a tapisserie, okay. Il che non va bene. Non è il suo.
Perché sono dei quanti service che venivano messi postumi, no? Di forni postumi, perché l'orologio per via dell'acqua e quindi cambiava. Non aveva più di automatico, ti cambiava tutto. Ti allora, nasceva con questo e invece ti metteva poi quello. Non ti metteva quello, capito? E sono numerati. Sì, certamente. C'è la referenza, c'è i numeri, il movimento. Esistono gli archivi, Cioè, per pigliare i suoi archivi. Ok, fai l'estratto tipo alla Patek, tipo Patek, bravissimo, o Longines, insomma. Ti dicono se è nato, quadrante, se quel movimento torna col numero. È uno, è uno spettacolo come servizio. È uno spettacolo, però cioè, è più caro il servizio di Marpiglia che il Patek Philippe, scusate. Sì. Te Giuseppe negli anni venduti tanti, pochi, nessuni. Pochi. Ma te li avresti comprati o non andavano di moda, non erano capiti? Li avrei comprati, magari non li avrei comprati tanti perché avendo difficoltà di riparazione, poi una volta che lo vendi l'assistenza al cliente è difficile. Male. Io da Lucca, provincia, dovevo mandarlo per forza a Milano, che tempi c'era la GGV, che era GGV Viale Teodorico era l'assistenza tecnica della Audemars Piguet, era proprio la sede, però da Lucca dovevi mandarla un corriere che faceva Lucca Firenze e poi Firenze lo stesso numero, scusa, il numero civico perché non è detto Viale Teodorico, non mi ricordo, ma che se c'è Viale Breve. No, ma si ricorda la via, davvero? Io non ci ho fatto caso perché ormai non so, siamo abituati, no? Cioè, preciso. Vedi, è bello, no? Quando te li menziona un orologio, no? E lui fa, ma sai che l'ho visto X tempo fa su un catalogo? Cioè, lui si alza e siccome c'è una tre, no, di cataloghi di libri, e va a colpo sicuro e va alla pagina. Cioè, che dura testa, sì, impressionante. Se va solo per quello, madonna, dovrebbe andare anche per altre cose. È impressionante. Comunque, questo qui invece è un modello fatto per una celebrazione, della Audemars Piguet in 25 pezzi, in platino e acciaio. Quello che mi piace di più. E ha questo quadrante, questo azzurro lavorato, certo. Si può filmarlo, vabbè, sì. Che si chiama, lo chiamano Tuscany Dial. Tuscany Dial, quindi dove è il posto migliore che in Toscana? Te a Firenze, Tuscany Dial è sempre forza è nostro. Giusto? E questo è molto raro questo orologio, Tra l'altro sotto è Invece questo c'è il fondello. Questo pieno, sì. Ultimo, bellissimo. Ultimo, insomma, di questi che ho portato qua. Ah, c'è il numero qua sopra, no? Numerazione. Questo è il numero del 25. Sì, esatto. E questo è dottone. No, questo il peso è del collezionista, non è il questo ha peso, questo è quello che si chiama fascione in Toscana, sì, no? Sì, cioè, pozzo, però fascione. Però è bello questo, anche questo. Mai visto, eh? Orologio di quelle zone industriali che hanno fatto un po' di questo soldi. È scheletrato, specialmente qui da noi c'è una zona dove negli anni 90 è stata il concessionario di quel posto ha fatto da solo il fatturato di tutto il nord Italia. Quindi che siamo era Prato. A Prato di Audemars Piguet, Royal Oak, parlo di Royal Oak, non vendeva altri modelli se non Royal Oak, ma lui da solo faceva il fatturato del nord Italia, parlo degli anni 90, nord Italia questo orologio qui non andava molto. Il diamante. Faceva li vendeva tutti lui, io infatti ricordo che la gente mi dice, ma c'hai usati? No, io non ce l'ho. Firenze era Coppini. Coppini, Firenze, sì. Però devo dire che Prato, città ai tempi di provincia, non era ancora diciamo capoluogo, e ai tempi vendeva molto più Prato di Firenze. Sì. Bene, raccontami Luca le storie di questi qui, dove gliele hai fatti prendere? Allora senti, questo viene dall'Italia, Nord Italia. La collezione privata. L'abbiamo scambiato con un commerciante, gli abbiamo dato, senti, un Chrono Breguet, un Explorer 2 di quelli più moderni, un Panerai, non mi ricordo che Panerai, e tipo 7-8 mila euro. Dai, questo ha fatto un affarone. Esatto. Beh, comprato a quei tempi era un coglione a comprare. Andavi via delle cose, delle cose commerciali per prenderne una che. Cioè, commercialissima, non se era va, se andavo a comprare a soldi me lo dava 18.000 euro, io gli ho dati 24,
secondo lui, capito? Sì, sì, sì. Qui dove siamo? Qui, questo fu il colpo grosso, questo lo abbiamo comprato in Inghilterra. Anche qui gli abbiamo dato l'equivalente... La locandina sul giornale, no. No, da un grosso commerciante inglese, un certo Tom. Okay. Un grosso mio amico anche. Tra l'altro uno dei più matti ho conosciuto. Sì. Lo chiamavano Dentino d'Oro. Dentino. Chi è il Dentino? Neanche Tom, il Dentino. Sì, sì, sì. A soldi lui me lo dava 35.000 sterline, a cambi gli ho dati 10.000 in più, però solo a cambi, ti ripeto, questo collezionista, ti ripeto, toscano... Cioè lui voleva prendere questi orologi. Noi ci siamo messi a parlare, a ragionare e insieme ci abbiamo convenuto nel 2015 che era bene spostare la sua collezione da un certo senso, certo, rinnovarla, sfoltirla, cambiarla e concentrarsi su questo tipo di cose. Il che è dato ragione, perché anche se noi diciamo ci è costato 50.000 sterline di cambi, 55.000 sterline, nonostante lui ne voleva 40, oggi ne vale il quadruplo. Sì. Ora ho tirato una cifra alta, certo, però, no, certo, però vale di più, dai. Avere molto più di quello che gli altri orologi. E lo stesso con tutti. Questo viene da un commerciante di Veneto, al quale gli abbiamo dato uno così d'oro, sì, ne avevamo tanti, sì, nella raccolta avevamo tanti, uno così d'oro. Questo è scheletrato. Questo c'ha uno così d'oro, poi gli avevo dato un 5402, okay, che è il nonno del solo tempo di loro, sottile. Uh-huh. Poi gli abbiamo dato... Quello che viene quando Jumbo è quello? Sì, sì, questo qui, la cassa Jumbo, è questa, okay, questa dimensione. Col vecchio movimento di Omar Piguet, ok? Quelli che avevano la P sotto, sottile, alle ore 6, capito? Anziché, infatti si chiama anziché in alto, sì, 12. Esatto. Okay. Poi gli abbiamo dato quello lì, insomma alla fine ci è costato meno degli altri, meno di tutti, certo, però questo è aumentato. Che io un altro d'oro giallo non l'ho visto. Sì, scheletrato l'ho visto d'acciaio addirittura, non bisestile. Comunque impressionante. Dai. E cosa vi ha portato? Cioè, ok, magari uno dice quando si mette al tavolo, insomma, fa due chiacchiere e dice va bene, spostiamoci su il sub, no? Che è una cosa che uno ci arriva. Sì. Però cosa vi ha portato a collezionare, cioè a far comprare per questo cliente, insomma, calendari perpetui dei Royal Oak non bisestili? Cioè, è una cosa. Cioè, deve esserci stato un ragionamento non indifferente. Allora, nel senso. Per dei 35 anni che si fa questo lavoro, che si è fatto questo, certo, lavoro, si è visto orologi tirare, orologi calmarsi. Calare. Qualcuno. Pochi calare. Calare pochi. Ma qualcuno momentaneamente cala, tipo il Daytona, quante volte l'ha fatto il caricamanuale? Risalire, abbassare. L'Ovetto si è fermato. L'Ovetto si fermò. I Panerai sono morti, d'epoca. Sì, sì, vero. Basta però, di roba che è scesa negli anni, non se ne ricordo vista, nemmeno... L'Hamilton da donna, l'ho venduta, che ho preso un anno e mezzo dopo il cappello, scusa. Quindi io non ho mai visto un orologio, ho visto solo la crisi quando tornai dall'Argentina nel 90 e poi nel 2006, queste due crisi ho visto, sì. Poi gli orologi si sono fermati, ma per 8 mesi. Poi sono ripartiti. Magari sono fermati i materiali, no? L'acciaio odo sì, magari va un po' meno, però certo, va sempre. Però poi camminano meno, ecco. Camminano, però a seconda di che modelli camminano. Ma è il boom degli ultimi anni dell'acciaio. L'acciaio ha superato i prezzi dell'oro, a parità quasi di orologio. L'acciaio oro costa meno di un acciaio. Ora non più. Direi a fasce. Fino a 2 anni fa, sì. Direi a fasce. Fasce di modelli e a fasce di marche. Sì, sì. Vero. E quindi, insomma, avete pensato di dire... E allora abbiamo pensato, senti, il Nautilus è già a cifre pazze.
Questo qui è sottoprezzato. Costava ancora buono, sì. Decisamente sottoprezzato, perché una qualità di questo tipo, sottile, elegante, leggero da portare. Pochi pezzi. Tabacco, pochi pezzi, perché pochi pezzi, di questi hanno fatti 800. Sì, sì, sì. Fra tutto, capito? Cioè, cosa c'è? Il mondo è tondo. E cioè, poi di gente che costavano senso, quanto due attici, garage, vero, e la bar pasticceria sotto. Sì, sì, è vero. Però la gente deve fare un pistacchio. Però te li davano anche al momento in cui li andavi a comprare, a quei tempi ti fanno, c'erano uno sconti notevoli, eh? Se era prezzato 100, riuscivi a trovarlo nel mercato a 55. Esatto. Cioè, perché il concessionario, il prestigio era comprarlo dall'Audemars Piguet, che ti dava una certa importanza. Diciamo, importanza come concessione, però poi la difficoltà era venderlo. Ma te, quando poi li compravi uno di questi, ti dava gli acciaio li vendevi sempre a prezzo quasi pieno. Questo anche, se lo scontavi, questo qui rimaneva sempre a galla, era questo un po' il mercato di quegli orologi. Però c'erano pochi, i numeri erano bassissimi. Sì, bassissimi. Non toccava nemmeno a tutte le concessionarie. Non toccava nemmeno, no. Quindi lascia perdere le città grandi, Milano, Roma, lì ce n'erano sempre. Però in provincia non arrivava mica. Non arrivavano, E questo mai visto sul banco? Mai visto in una vetrina? Questo? Sul banco qui? Qui. No, questo diciamo uscendo d'orologio che è la prima volta che è sul banco. Lo scheletrato non l'ho mai visto io, questo qui. Ma non lo vedi facilmente. No, però almeno. No, questo non lo vedi, no. Almeno ce ne facevamo anche questi, sì. Silvio aveva uno di questi. Noi c'avevamo uno di questi qua. Ma d'oro, mai, eh. Ma d'oro scheletrato. Non dico d'oro solo, diciamo, classico, con il fondello chiuso, sì, ma questo è scheletrato, eh. Quadrante, scheletrato, fondello. Scheletrato vuol dire che ha lavorato, cioè c'è un omino all'Audemars Piguet che si metteva a incidere tutti i ponti, tutto, perché sennò... il ponticello dove c'è il perno, lì ce lo devi lasciare, poi ci giri intorno e porti via tutto quello che... Cioè, il lavoro impressionante. Insomma, e deve funzionare. Certo, e deve continuare a funzionare, non funzionare mezz'ora. Quasi per sempre, perché per perpetuare. Cioè, sono quelle cose che se uno le guarda con una lente... si rende conto veramente di quello che veramente, ecco, lì hai l'idea di quello che riesce a fare la mano, più del cervello. Sia lì che sul rotore, la lavorazione è ovunque, cioè quando c'è vetro... E non lo puoi fare nemmeno troppo leggero, se no ricarica poco, quindi devi stare attento di fare la proporzione giusta. No, ma capolavoro. Tra l'altro, dopo volevo vedere con la lente questo, il quadrante... Hai visto come lavora? Come lavora? È un rubino anche questo, no? Sì. No. Oh, Luca! Ti ricordi? Mi sembra. Cinturino, te lo ricordi? Cinturino è un personaggio che scoprimmo in Inghilterra alle aste. Si parla sempre di Toscani. Di Toscani a Londra, che si abitava lì, eh? C'erano quelli che facevano i camerieri, quelli che facevano... al pub, io tra l'altro l'ho fatto anche per lavorare meno, vestivo i morti il martedì pomeriggio. Davvero? Sì, vestivo i morti, questa la sapevo davvero. Per un'azienda funebre, davvero? Sì, perché così andavo a rompere le scatole ai miei amici, dicevo, no, ragazzi, io lavoro un giorno alla settimana e poi dovevo fare a Portobello il martedì pomeriggio, guarda, che dico. Anche quella. Tre ore e non facevo più nulla tutta la settimana. Beh, però, comunque, e nessuno si lamentava. Veramente non c'è nessuno che ha detto mi ha messo il colletto un po'. Nel giro di questi orologi di Londra, insomma, saranno tutti giovani abbastanza. A un'asta, un collega nostro si chiamava Beppone, e lui conosce, faceva il cameriere a Londra. Fiorentino anche lui, Beppone. Porta a un'asta uno alto, bello, biondo, molto curato, alto, proprio prestante, occhio azzurro, smesciato, guarda, alla Trump. Smesciato, capelli alti. Ha capelli alti alla Trump, però con capelli. Tutto, ce lo presenta, fa, piacere, Gabriele. Gli fa, come ti chiami?
Gabriele Salvadori. Ah, va bene, ma sei italiano? Sì, sono di Santa Croce. Parla a modo. Insomma, questo qui era uno bello, era messo in mezzo a qualche donna, se ci faceva anche aggeggio, fatte la pesca, cosa faceva. E li finanziavano bischerato. Stavano, in quel caso gli avevano finanziato l'acquisto di alcune Alfa Romeo Montreal. Montreal. Ragazzi, è di Santa Croce. E come mai il nome cinturino? Aspetta. Allora, un bel giorno, si comincia a diventare amici, questo comincia a comprare orologi, compra, bene, viene qui, lo presento. La presentavo, erano entrature, sai, uno bello, poi faceva dava l'idea di essere affidabile. Un po' di gigolo c'era di essere, sì, secondo sì, me. Sì, 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 certo. E allora un bel giorno mi fa, se mi ricordo, se era un po' di amici, fa: bello quel cinturino. E te quel affibbiato subito il cinturino. Affibbiato al cinturino. E lui l'ha sempre chiamato cinturino. E poi mi fa, a un certo punto era conosciuto ovunque col cinturino. No ragazzi, non mi piace a me che mi chiamate così. Rincaravate la comunque, allora se ce lo dici anche è finita con le Montreal, poi tornano le Montreal, mal di testa, elegantissimo, sempre elegantissimo. C'era sempre la valigettina, lui portava magari l'orologio con la scatola, ma tutti portavano il sacchettino, lui faceva la valigettina, sì, sì. Lui faceva le scatole degli orologi. A te questi personaggi li hai rivisti? Poi no, l'ho rivisto, guarda, il cinturino l'ho rivisto. Tu lo dici anche cinturino. Dai ragazzi, basta chiamarmi così. E l'ho rivisto, io ho lavorato per un'azienda grossa di orologio, non dico il nome, e sono stato distributore in Italia, e questa azienda faceva parte del gruppo Richemont. Faceva una fiera a Ginevra per presentare tutti i marchi del gruppo. E io ero il distributore per l'Italia di questo marchio, e insieme a questo mio amico Tom avevamo un attimo disegnato la collezione di questo brand. E gli ho regalato un prototipo a lui. Bellino, un prototipo carinissimo di questa ditta. Un prototipo che ho fatto vedere per omaggiarlo. E io ero un po' uscito dal business degli orologi in quegli anni, 2002, 2003, 2004, dal 2003 al 2006 ero un po' uscito perché ci dedicavamo solo a questo grande marchio. E in questa fiera appare cinturino dentro, con la cravatta di Hermès. Ma dove stava? Sta ancora a Londra? No, lui sta a Monte Carlo. Sta a Monte Carlo e coso? E Praga. Quindi se ci vede, non ci vedrà, ma se ci vede spero venga a trovarci. E Praga. E lui era, a quei tempi, l'amichetto di un pezzo grosso del gruppo Richemont. Okay. Per quello che l'avevi trovato. Lui, perché per entrare lì dentro quella fiera, io avevo a disposizione 7 inviti, ognuno del distributore aveva 7 inviti, perché ogni invito costava 20.000 euro. Perché gli davano l'albergo, il volo, certo, la Maybach, da mangiare dentro. Però. Poi per entrare, per stare dentro, c'era 6 ristoranti gratis, dalla mattina alle 8 alla sera alle 9. Dove mangiavi salmone, caviale, un paio di prosciutto. Colazione, era un lusso sperato. E lo vedi arrivare, oh, che te qua? No, io anche te qua, gli farò, scusa, io sono qui, bellissimo. No, stavo facendo una via, stavo gestendo a quei tempi una rivista per il lusso da dare negli hotel. Pensate. Negli hotel del mondo. Prova particolare. Sì. Ma è nato di lusso lui. È nato di lusso. È uomo lusso. Sempre stato così. Sì, è bellissimo. Che cintrini di coccodrillo.
Solo. Alligatore. Sì, alligatore. Comunque, oltre a questi tre orologi, ne ho visto un altro. Però stasera. Mi sembra molto bello. Questa è la mia passione. Ecco, questa è una passione storica che secondo me non è innovativa, però insomma è qualitativa, ecco. E ha più storia, ecco. Certo. Cioè, qui si parla di roba da quasi yuppie. Come si chiama gli yuppie oggi? Ma credo ancora yuppie. Ah sì, ancora? Cioè, no, sono rimasti yuppie. Questi invece per affezionati al vecchio marchio. Per romantici. Un Rolex ce l'ha portata. Il ricordo agli ovetti, eccetera. Noi dinosauri in estinzione. Purtroppo sì, è vero. Rispetto ai giovani che scendono in piazza con i sub verdi, netti, i Daytona e queste robe qua. Raccontaci la storia. Allora, questo qui io l'ho comprato un'asta, 3 anni fa. Ah, ora? Sì. Poco. Sì, questo l'ho comprato. Pensavo fosse il tuo di una vita. No, ma l'ho pagato una marea di soldi. Vabbè, no. 3 anni fa, 55-08, è nozze, è uscito dalle condizioni eccezionali. È vero, sembra veramente uscito dalla vetrina. L'hai viste ma le lancette, guarda Peppe. È perfetto, no, ma l'ho visto, è perfetto questo orologio, veramente perfetto. Quindi storia breve. Questa storia... Amore storia, a prima vista. Questa storia è qualità, io quando ho visto quella qualità ho detto io lo compro. In asta devi battere, cioè, perché c'è sempre qualcuno che se ti dai un prezzo, dimentica, devi andare oltre. Sì. Di una cosa che ti piace è bella, sei tranquillo che piace anche a qualcuno. Per quell'altro, quindi devi battere. E quindi ti prefiggi un prezzo e di solito sfori sempre il bilancio italiano. Bello, completo, cioè lancette, numeri, quadrante, ghiera. Scatole garanzia? Nulla. Hai detto bene. Non sembra giusto. La condizione che è. Non mi sarei meravigliato. Cioè, sì, è vero, per la condizione che è, vero. Perché sembra proprio che uno, cioè, l'ha comprato, l'ha messo lì con la scatola, con la scatolina non l'ha mai utilizzato e poi gli hai tolto poco. Anche in cassaforte, gli orologi pigli all'umido. Certo. Cioè la stampa del quadrante si deteriora, No, guarda, io sono convinto che lui su un 35-25, sai il Rolex cronografo quadrante nero, negli ultimi 20 anni le scritte non le vedi quasi più. Tutte sparite, quasi tutte. Ho visto le foto di quando gliel'ho venduto, si vedevano tutte. Rolex Oyster cronograph, vedi più nulla. A proposito, ce l'hai un quadrante 35-25? Io ce l'ho massa. No, la foto la dobbiamo dire. Il giorno si presenta, lui arriva da Londra come sempre, mi fa. Sarà 25 anni fa, minimo. Sarà 25 anni fa. Dice, ti voglio vedere qualche orologio, arrivo. Lui di solito chiamava prima, quando sbarcava chiamava. E dico, vieni e porta un orologio, peraltro bellissimo, ma col quadrante ristampato, ma malamente ristampato. Sì, era proprio vergognoso. Mi fa, guarda, poi c'ho questo orologio, mi fa vedere tutti gli altri orologi, forse facciamo anche qualcosa. E questo orologio me lo tira fuori da ultimo e fa, poi c'ho anche questo. Dice, però costa poco. E mi fa vedere questo orologio di cassa splendido. Si parla del 35-25, quindi l'orologio come quello di Silvio, il Pob. Aperto per il cassetto. No, è dopo, però era là. Dico io, Luca, ma questo orologio qui con questo quadrante è invendibile. Fa, lo so, però costa poco. Sì, no, dai, ma quando... contrattiamo anche abbastanza il prezzo, però lui sapeva che io potevo essere uno dei pochi che lo poteva comprare, era difficile quell'orologio. Senza quadrante di scontato. Senza il suo quadrante, l'orologio come quello da collezionista, con un difetto come quello, un collezionista non lo compra mai. Non lo vuole. Contrattiamo tutto, chiudiamo il prezzo, mi giro, prendo il quadrante e gli dico, c'ho il quadrante, e lui mi fa, no, me ne dice tante. Sì. Me ne dice tante, mi fa, no, sei una merda, ma... Dico, ce l'avevo, che devo fare? Ce l'avevo. Fa lui, però possiamo fare qualcosa? Dico, davvero? Fa sì, perché io ho un cliente a Roma che sicuramente con quel quadrante me lo compra. Dico, ok, perfetto, montiamo il quadrante, gli ridò subito l'orologio, parte e va a Roma e vende l'orologio. L'orologio un commerciante famoso. Ha un commerciante famoso, peraltro lui guadagnò anche molto bene, ma molto di più di quello che ha guadagnato col primo giro. Dopo fece il guadagno vero, dividevo per due, contenti tutti e due, perché veramente, però lì veramente fu. Vabbè, ma la storia dei quadranti, mettila, toglila, ce l'ho, ma io è parte della nostra vita. Avevo trovato un pulsanti
rettangolari, sì, che non hanno sostituito il quadrante, con quello così, con quello lì, rosé, ma una delle cose più belle che abbiamo mai visto, rosé con le lancette a lapistrizio, un orologio certo, eccellente, certo. Su quell'orologio non ci diceva per niente, era invendibile il mio pulsante rettangolare, perciò che ho fatto quel quadrantaccio brutto lì, l'ho molto lì, quello è venduto a chi sa, quello aumenta anche a chi, a dire la verità, non si può dire Pistoia, no, non si può dire Pistoia. E l'altro però era top, Dio buono, da vetrina, mettevi solo in vetrina con una lampada davanti, era perfetto quello lì, e lui lo portò a Roma. Ti ricordi? E vero. Consolidiamo ancora di più il nostro rapporto, lì veramente. Ma come ti disse? Lì sapersi te. Interessa. Poi apri l'anno. Ma dico, ma il prezzo? No, ma prezzo. Fai vedere Luca questo prezzo. No, interessa. Io lo sapevo, o me lo prendeva lui. Ma per così, perché lo vendeva per quello che era, oppure aspettava nella sua vita di trovare un quadrante, che lui le faceva, te le facevi queste cose. Sì, no, e io parte, no, ma a volte mi capita di mettere da parte un orologio e dire, ma un giorno che mi capita il quadrante, solo che ora a 60 anni, devo dire la verità, ce n'ho un po' di orologi da parte che il quadrante non l'ho ancora trovato, negli ultimi 38-40, per cui dico, forse non lo trovo mai, forse non lo trovo mai. Quella è una delle poche volte però che mi è capitato. Poi così, No, esatto. Quella cosa particolare quale fu? Che poi non vendetti io l'orologio, io lo vendetti a lui immediatamente. Lui prende parte, va a Roma e lo va a vendere. Perfetto. No, ma ci si intendeva. Ci si intendeva tanto. Insomma, Luca, ti ringraziamo per essere venuto. Grazie tanto. Tante. Ritornerà sicuramente. Presuppongo che ritornerà, se lui vorrà, ritornerà. Non scherziamo, io vi ritornerà diverto, sicuramente. Cioè, grazie. Non ci pare meno. Grazie, Pietro. Grazie a te. Grazie, Steve. Ragazzi, uno che è 40 anni che è qui in mezzo agli orologi, qualcosa è perfetto, non può essere. Scheletrato. Esatto. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Ciao.